Ciao pescatori, siamo Andrea e Ilaria di Match Monkey Fishing e oggi siamo al penultimo giorno del nostro viaggio di nozze e lo stiamo dedicando alla pesca degli storioni. Siamo sul Fraser River in località Chilliwack e con la nostra guida di Sturgeon Hunter siamo alla ricerca di grossi storioni in fiume, una cosa a cui Ilaria teneva veramente tanto e quindi un mio piccolo regalo per lei. E c'era però. Come mi ha fatto il salmone Ira? Marameo. Dato che in questa mezz'oretta che abbiamo dedicato alla pesca dei salmoni da usare come esca non è andata a buon fine, la nostra guida si è fermata in un gruppo di pescatori nativi che raccolgono i salmoni con le reti e sta andando a comprare un salmone fresco. Là, con $20 un salmone fatto, è più comodo. Questa attività di pesca viene fatta prevalentemente dai nativi canadesi, quindi sembrano un po' indiani pelle rossa, una delle loro fonti di sostentamento principali in questa zona del Canada. Quindi la nostra guida adesso sta contrattando il prezzo, mi ha detto in circa una ventina di dollari e ci portiamo a casa la nostra esca per pescare gli storioni. Dai salmoni appena pescati stiamo facendo dei sacchetti di uova fatti con i collant e un pezzo di spago. Si chiudono questi sacchetti di uova che saranno i nostri inneschi su alcune delle canne che andremo a utilizzare. Questi saranno i piombi che andremo a utilizzare su una lenza molto semplice, composta da piombo scorrevole collegato a un terminale da circa 50 cm con attaccato un agglomerato di uova. Abbiamo messo in acqua le prime canne con degli agglomerati di uova. Here you go. Yeah. Jump. Yeah. Ah, we are on the other line. Okay. Should I get what happened? It took a lot of line, huh? Yeah, we are. Yeah. Right. I hope. He's not too big. Wait. A meter 80. Hai buono? Mi ha detto che è piccolo.
2 metri. Vabbè. No. No, no, no. Big heads. È lui che fa quelle onde. No, 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 no. Welcome. That'd be cool. Yeah. Insomma, piccolo. Open. Vediamo tutto, ok? Ok, ho ripreso fiato. Il primo pesce della giornata l'abbiamo preso. Era circa 1,85 m, piccolo per il loro standard, comunque è un buon inizio. Il prossimo è di l'area. Forse devo aggiustarti la cintura, eh? Ci sta, eh? No! Ila, cosa è successo? Ti ha rotto il filo? Probabilmente gli spike laterali, mentre si è girato, hanno tagliato la nostra treccia. Quindi il prossimo sarà ancora di l'area. Devo stringerti la cintura? Pompa, pompa! Vai! No! Questo qua ha fatto come il Sea Lion. Come fa il Sea Lion, Ila? E l'ha sputato. Quindi per ora, uno preso, due persi. Il prossimo è sempre di l'area. Tra un po' partirai là. Cioè? Cioè così? No, no. Tra un po' si capirà che deve andare lontano e va. Tira con due mani. Esatto. Yeah. Ciao! Che sei a lungo! Non sai che in piedi va meglio? Yeah. Tieni anche con due mani, eh.
Sì, ma poi torna indietro, vai tranquillo. Che... Dove vai là? Okay. Woo-hoo. No? Oh, a little bigger than yours. Oh. Io l'ho visto. Mi basta. Adesso arriva divertente. Perché quando si muove la barca che lui si incazza. Tienilo lì piantato. Bravo squalo. Let's see if it's bigger than mine. Oh, it's bigger than mine. Oh, stay calm. E dopo due tentativi falliti, anche Ilaria porta a casa il primo pesce e quindi ti sei meritata. Manino! Buon appetito! Dopo queste due catture ci spostiamo in un altro posto per vedere di riuscire a trovare ancora qualche pesce. Pensavo di finire sulla spiaggia. La giornata di pesca è giunta al termine. Alla fine, purtroppo, nel pomeriggio non abbiamo avuto altre catture, quindi ci dobbiamo accontentare delle due catture, comunque di distretta misura di questa mattina, 1,80 m per me, 1,88 m per Ilaria. Dopo queste due prime catture abbiamo avuto altre due mangiate, una che si è slamata e una seconda che invece è di un pesce molto grosso che, ruotandosi su se stesso, ha tagliato la lenza. Usavamo dei trecciati da 160 libbre mi pare, o comunque dei trecciati molto grossi, ma questi storioni hanno sul loro fianco alcuni aculei che tagliano. Ilaria ne ha le prove, infatti quando l'ha preso in braccio si è graffiata completamente e quindi diciamo che per questa volta è tutto. Di certo è un'esperienza molto interessante, molto divertente. Tirano veramente tanto, sì. E vorremmo sicuramente riuscire a tornare qua e magari per prendere alcuni pesci sopra i 2 metri, questo sarà l'obiettivo. E questo è anche il nostro, purtroppo è anche il nostro ultimo video di questa luna di miele in Canada.
quindi bisogna sposarsi di nuovo per venire nuovamente luna di miele? Ma no, dai, ci torniamo buona per l'anniversario. Ci torneremo per qualche anniversario, fra un anno, quindi fra un anno di nuovo qui. E se vi è piaciuto questo video, vi invito a guardare gli altri che metterò nella playlist di questo viaggio in Canada. E mi raccomando, condividete e iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Esatto, che è qua, no, qua, dov'è? Io non sono abituato. Qua. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima pescata.